senza diritti, senza lavoro, a rischio l'assistenza ai pazienti e il posto di lavoro di oltre 300 lavoratori impegnati nei centri di riabilitazione del settore privato di Villa Alba, Centro Montesano, Nuova Città di Acerno, Villa Caruso. La situazione disperata, intere famiglie potrebbero ritrovarsi senza reddito e centinaia di pazienti senza assistenza. La denuncia del segretario della funzione pubblica della CISL, Pietro Antonacchio. La situazione è una situazione che va verso il disastro, d'altra parte è un disastro annunciato, poiché quando non si allocano risorse in maniera coerente con quello che è poi la domanda e l'offerta, appare evidente che si hanno dei momenti di caduta. La situazione di Montesanto e di Villa Alba sembrerebbe addirittura che sia stata votata una dismissione delle due società, che se uniamo ai licenziamenti del nuovo CTA di Salerno, quelli precedenti di Villa Caruso, sta dimostrando come il socio sanitario, il socio assistenziale effettivamente viene trascurato nell'ambito di una dinamica, di una filiera vera dell'erogazione dei servizi sociosanitari. Pare evidente che tutte le riforme che si stanno facendo, tutti i tentativi di reinvestire su riorganizzazione e razionalizzazione, molto probabilmente fatti solo con i tagli lineari, stanno decretando un'ulteriore povertà di questo territorio, ma fondamentalmente di tutta la nazione. Bisognerebbe smetterla con le chiacchiere e cominciare a fare i fatti concreti. Il settore privato convenzionato ha grosse difficoltà ad andare avanti anche per la rivisitazione dei tetti di spesa, ma anche nel pubblico la situazione non è felice. Ci sono problemi legati alla carenza di personale, anche se dal 1 gennaio 2015, come ha annunciato il Presidente della Regione Campania, a Caldoro arriverà nuovo personale, ma ci sono tagli ai servizi ai cittadini, cittadini che come pensionati non riescono neanche più a curarsi, come denuncia Giovanni Dell'Isola, segretario dei pensionati della CISL. Prima dovevano ridurre i costi degli alimenti eccetera, perché non ce la facevano con la loro misera pensione. Se pensiamo in provincia di Salerno, oltre l'80% è al di sotto dei 1.000 euro, con questi soldi devono anche aiutare i nipoti, i figli eccetera. È chiaro che hanno cominciato con l'alimentazione e poi sono arrivati ai farmaci, alle medicine. Noi abbiamo situazioni in Campania, paghiamo il doppio ticket, il ticket nazionale e il ticket regionale. Per cui molta gente non riesce più a neanche a pagare questi 5-10 euro di ticket, e spesso molti farmaci conviene acquistarli direttamente anziché con la ricetta. Hanno fatto puramente un calcolo ragionieristico, senza tenere conto degli aspetti umani delle persone. Molte persone non potendosi curare, purtroppo io credo che molte persone sono, come dire, sono morte proprio a causa del fatto che non potevano curarsi.